Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Il ponte delle polemiche si agita attorno al progetto della grande opera sullo stretto, la questione dell'altezza massima. Gli esperti si dividono e per alcuni l'infrastruttura così concepita sarebbe troppo bassa. Messina si prepara, la mancanza d'acqua per due giorni, mentre la crisi idrica imperversa. In Sicilia grave la situazione a Caltanissetta ed Enna, a Catania si invocano interventi per l'agricoltura. Un resort di lusso mascherato da condominio per godere del super bonus edilizio. A Noto, scoperta la maxi truffa, sequestrati 13 milioni di euro a una coppia di coniugi. Il parco Gioeni a Catania, tra vialetti disastrati, arredi distrutti, servizi igienici chiusi e rischio incendi. Il polmone verde della città resta un luogo non valorizzato. Marcella Bella celebra le sue origini e il suo temperamento nel nuovo singolo Letra. Il video in uscita è stato interamente girato a Catania. Calcio, Palermo in ritiro per provare a ritrovare una vittoria che manca da quasi due mesi. Domenica arriva l'Ascoli e servono i tre punti. Nel Catania Zeoli si affida alle certezze in vista dei play-off. Apertura del nostro telegiornale, il nuovo fronte della polemica sulla realizzazione del ponte sullo stretto, quello che riguarda l'altezza. Sono due le tesi a confronto, ci spiega tutto Francesco Triolo. Il nuovo fronte delle polemiche sul ponte sullo stretto è l'altezza, il cosiddetto franco navigabile, cioè la possibilità o meno delle più grandi navi da crociera, militari o portacontainers che siano, di transitare nello stretto una volta realizzato il ponte, che con la sua struttura curvilinea avrebbe un'altezza massima di 65 metri nella parte più alta, al centro. L'ultimo ad esternare le proprie perplessità è stato il presidente di Federlogistica Luigi Merlo, che ha sottolineato come il progetto non sia chiaro e come negli atti ufficiali non ci siano accenni all'evoluzione del Mediterraneo, dove è previsto un innalzamento di un metro in 90 anni. Ci sono navi da crociera alte ormai più di 68 metri, ha detto, per come è progettato adesso il ponte sullo stretto, non ci passano. Il danno stimato dal leader di Federlogistica è di circa 2 miliardi e mezzo di euro all'anno. A contestare questa critica è uno dei fondatori di Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno, Vincenzo Pistone, commissario di bordo nelle navi della Marina Militare per oltre 20 anni, studioso del progetto del collegamento stabile sin dall'inizio degli anni 2000. Le norme internazionali per la sicurezza dei traffici marittimi prevedono che tutti i ponti realizzati su importanti vie d'acqua devono garantire sempre un'altezza minima di 65 metri sul livello del mare, ha detto. Il ponte sullo stretto prevede proprio un'altezza minima di 65 metri nel canale centrale, largo 600 metri, anche le zone di mare laterali, comprese tra la costa e i limiti esterni delle corsie di traffico, saranno ampie 1350 metri, avranno un franco minimo di 50 metri e saranno impiegate per il traffico costiero e il traffico locale, compreso quello da diporto, da pesca, a vela o a remi, di lunghezza inferiore a 20 metri. Ad Agrigento continuano le iniziative contro la costruzione di un rigassificatore nell'area industriale di Porto Empedocle, a poca distanza dalla Valle dei Templi. Davide Sardo. Forze politiche e associazioni ambientaliste mantengono la linea del fronte contro il progetto di installazione di un rigassificatore nell'area industriale di Porto Empedocle, a poca distanza dalla Valle dei Templi di Agrigento e dalla casa natale di Luigi Pirandello. Della costruzione dell'opera, sostenuta dal governo Meloni e condivisa anche dal governo regionale, si occupa Enel Nuove Energie. In Italia sono tre e il loro compito è quello di convertire il gas naturale liquefatto in forma gassosa, permettendone così l'immissione nella rete di distribuzione nazionale e quindi il suo utilizzo per i consumatori finali. Questo è uno degli impianti che sta sotto la cosiddetta Seveso 3, c'è grandi rischi industriali. Quindi un incidente ad un impianto del genere ha gravi conseguenze sull'ambiente, la popolazione, quindi deve essere fatta una valutazione che allo stato attuale, per quello che io conosco, non mi risulta che è stato fatto e che abbia un'autorizzazione ai sensi appunto della Seveso 3.
Il Partito Democratico di Agrigento ha organizzato un confronto in città, al Circolo Empedocleo, per ribadire il no al rigassificatore, privilegiando invece la tutela dei beni culturali e paesaggistici nella zona, oltre che della salute umana e della fauna e flora marine. È pericolosa perché tratta una materia particolarmente infiammabile, si tratta di gas e in caso di incidente potrebbero esserci conseguenze decisamente catastrofiche per il centro abitato che praticamente si trova a poche centinaia di metri dal sito prescelto. Nel frattempo, tuttavia, il progetto è ancora vitale e concreto. L'opera dovrebbe essere in funzione entro il 2028. L'investimento è di circa 1,5 miliardi di euro, compreso il completamento dell'area portuale empedoclina che rientra tra le opere di compensazione per il territorio agrigentino. E da questa mattina niente acqua a Messina per i lavori sulla condotta Fiume Freddo, anche ad Enna e Caltanissetta da 5 giorni non c'è erogazione idrica. Sentiamo ancora Francesco Triolo. L'ultimo stop, l'ultimo sacrificio da oggi e sino a domenica sarà emergenza a Messina per il distacco idrico programmato per completare i lavori sull'acquedotto Fiume Freddo e la mitigazione di una vulnerabilità che a Messina è costata cara 9 anni fa. I lavori sono partiti in mattinata e dovrebbero essere completati in massimo 24 ore, ma le difficoltà di distribuzione dell'acqua in città si avvertiranno sino a domenica, quando verrà ripresa l'erogazione a pieno regime, soprattutto nelle zone dal centro a nord, Ganzirri, Torre Faro. Gli interventi riguardano la sostituzione dei giunti dalle Togliani ad Itala più una serie di attività importanti in città. Attivato il Comitato Operativo Comunale della Protezione Civile, che già in mattinata ha ricevuto una 15ina di richieste di intervento. Emergenza idrica che è diffusa in tutta la Sicilia, Enna e provincia, si è al 5° giorno senza acqua a causa di guasti tra Troina ed Agira. L'erogazione è stata interrotta lunedì 29 aprile, sarebbe dovuta tornare ieri sera, ma ancora stamattina i rubinetti erano a secco. Situazione difficile anche a Caltanissetta, dove il sindaco Roberto Gambino ha chiesto un tavolo tecnico in prefettura e ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole. Ed in una nota il coordinamento di giunta della CIA Sicilia Orientale chiede interventi da approntare con urgenza a causa delle alte temperature da stagione estiva e il perdurare della mancanza di acqua negli invasi del bacino imbrifero della piana di Catania. Il GIP di Catania ha archiviato un'inchiesta per concorso in corruzione su appalti dell'azienda sanitaria provinciale che vedeva indagato il deputato regionale della Lega Luca San Martino. Su San Martino restano comunque pendenti le accuse per 2 presunti casi di corruzione nell'ambito dell'inchiesta Pandora, che lo ha portato alle dimissioni il 17 aprile scorso da vicepresidente della regione siciliana e da assessore all'agricoltura. E caos sullo stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. Il possibile ricorso al TAR contro l'assegnazione della fabbrica al gruppo Pelligra ritarderebbe le procedure burocratiche e rischierebbe così di fare perdere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori in cassa integrazione da 12 anni. Marco Gullà. Ancora nuvoloni, ancora caos sul futuro dei lavoratori ex Bluetech. La notizia di un possibile ricorso della Shara Holding, concorrente del gruppo Pelligra, aggiudicatario dello stabilimento di Termini Imerese, ha gettato nello sconforto soprattutto i lavoratori. Un possibile ricorso, infatti, farebbe ritardare la vendita dello stabilimento al gruppo Pelligra e rischierebbe di far perdere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori in cassa integrazione da 12 anni. Dopo alcune smentite, in realtà il ricorso c'è. La Shara Holding ha infatti confermato di aver notificato il ricorso redatto e indirizzato al TAR del Lazio, ma sostiene di non averlo depositato al TAR. Una circostanza che non sorprende, visto che è questa la corretta procedura nei ricorsi amministrativi, il cui avvio avviene proprio con la notifica alle parti. Sul piede di guerra, sindacati e lavoratori. Il ricorso al TAR del Lazio per l'accessione allo stabilimento Bluetech e la ricollocazione dei dipendenti diretti dell'indotto può rappresentare un problema serio. Per queste ragioni stiamo chiedendo un confronto immediato con la Regione Siciliana, ma anche col Ministero dello Sviluppo Economico. Il 4 novembre scade l'amministrazione straordinaria e questi eventuali ritardi non possono ricadere sulla reindustrializzazione. Per queste ragioni chiediamo la proroga dell'amministrazione straordinaria e che il confronto per la cessione continui, sia con l'assessorato al lavoro, sia con l'assessorato alle attività produttive, sia col Ministero dello Sviluppo Economico.
E in Sicilia a tutti i lavoratori esposti al rischio termico sarà vietato svolgere le attività dalle 12 alle 16. Questo per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro durante la stagione estiva, che nell'isola è sempre più caratterizzata da alte temperature superiori ai 35 gradi e umidità che determina ondate di calore. Sono queste le nuove indicazioni contenute nel testo sullo shock termico, oggi condiviso da governo regionale, sindacati, INPS, INAIL e associazioni datoriali. Violenza, storie di violenza sulle donne in Sicilia. A Trapani è arrestato un giovane che stava aggredendo in strada una donna nigeriana tentando di portarle via il figlio. A Patti nel Messinese è arrestato un uomo già condannato a 3 anni e 6 mesi per maltrattamenti della moglie e della figlia. E poi ancora a Pachino nel Siracusano in manette un 23enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce nei confronti della compagna. Un arresto anche a Catania per minacce contro la convivente. Una maxi truffa allo Stato è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Siracusa, sequestrati 13 milioni di euro a una coppia di coniugi che aveva costruito un resort di lusso mascherandolo da condominio per poter usufruire del super bonus. Francesco Aloi. Un resort di lusso mascherato a condominio. Era il disegno messo in atto da una coppia di coniugi per costruirlo truffando lo Stato. Così hanno usufruito del superbonus 110% senza averne diritto. Ma i finanzieri hanno capito tutto ed hanno sequestrato 13 milioni di euro tra beni immobili e crediti fiscali. Hanno formalmente rispettato le regole, nella sostanza le hanno violate perché il condominio non è mai esistito. Tra il 2020 ed il 2021 la stipula dei contratti di compravendita di un fabbricato in stato di abbandono e di un terreno agricolo, poi la costituzione di 2 condomini e la costruzione degli edifici. Prima dell'acquisto però avevano diviso i 2 fabbricati in 118 appartamenti rispetto ai 4 originari. Tutto questo per uno scopo: per avere 96.000 euro a unità abitativa, arrivando quindi a ottenere un finanziamento a dello Stato pari a circa 13 milioni di euro. I 2 imprenditori però si sono dimostrati poco furbi. Che non si trattava di un condominio lo avevano ammesso loro stessi, non ai finanzieri ma ai clienti. Sul web infatti pubblicizzavano il resort di lusso con piscine, wellness e spa. Avevano scelto anche il nome, ex distilleria San Paolo della Croce. Ma la struttura di superlusso nella zona di Calamosche a Noto non aprirà più. Il resort di lusso non sarà abbattuto, dopo che sarà intervenuta la confisca definitiva, sarà messa all'asta. Catania, andiamo a Catania e al verde sbiadito del Parco Gioeni tra vialetti disastrati, arredi distrutti, servizi igienici chiusi e rischio incendi. Sentiamo Tonino De Mana. Il senso di abbandono si vede già all'inizio, indipendentemente da dove si decide di entrare. Da un lato il cartello con la scritta Parco Gioeni completamente ricoperto dai rami degli alberi e dalla rigogliosa fioritura, dall'altro addirittura gettato per terra e subito sorge la domanda: possibile che nessuno vede? È un quesito che ci poniamo anche noi attraversando i disastrati vialetti del secondo parco più importante di Catania dopo Villa Bellini. Un polmone verde dalle tante potenzialità, ma che purtroppo mostra i segni del tempo con le staccionate legno ridotte ai minimi termini e con scale e mattonelle distrutte in più punti e mai sistemate, mentre le fontanelle somigliano più a cestini dei rifiuti o posacenere. Da queste parti manca l'acqua e l'acqua manca anche nei bagni pubblici che sono off limits da diverso tempo. Il lucchetto che vedete certifica la chiusura con tanto di avvisi. Ma è un abbandono totale praticamente. Non si può... Si viene così, diciamo, però non è bello a vedere. Hanno fatto una struttura nuova per i bambini, però ci sono i bagni inagibili, manca l'acqua, l'ultima volta non si può andare in bagno. Dobbiamo lamentare un po' di mancanze, i bagni sono chiusi, e lo stato generale del parco è un po' lasciato così al degrado e questo dispiace veramente da cittadina, da catanese, da utente, e anche per i bambini potrebbe essere una grandissima risorsa, e quindi lo dico con dispiacere questo. Sindaco, se può fare qualcosa noi saremmo molto molto contenti. A parte qualche intervento di decespugliatura, è elevato il rischio incendi e l'estate alle porte non lascia dormire sonni tranquilli. Si parla tanto di prevenzione, ma ogni anno è identico ai precedenti, con fuoco e fiamme che assediano il Parco Gioeni.
E raccoglieremo, naturalmente abbiamo raccolto, anzi gireremo al sindaco l'appello della cittadina che abbiamo sentito sul Parco Gioeni proprio nell'appuntamento di oggi. È venerdì, dunque lo spazio del nostro focus è interamente dedicato all'appuntamento con il sindaco alle 14.30. Enrico Trantino sarà nei nostri studi con il nostro direttore Michele Cucuzza per le vostre domande. Scrivete al nostro numero WhatsApp 342 745 5005. Tra poco dunque in diretta su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco parlando di allergie alimentari in ascesa. Tornati in studio, preoccupa l'aumento dei casi di allergie alimentari, soprattutto in età pediatrica. Pensate, c'è un più 120% di casi per i bambini al di sotto dei 3 anni. Secondo l'esperto, la causa principale sarebbe il cibo spazzatura, ma anche l'utilizzo eccessivo degli antibiotici. Desiree Ferlito. E boom di allergie alimentari, in particolare per i più piccoli. L'incremento del 34% in 10 anni arriva al 120% per i bambini sotto i 3 anni. Il dato che allarma particolarmente i genitori arriva da un recente studio della Società Italiana di Gastroenterologia e Nutrizione Pediatrica. Si stima che un bambino su 20 è affetto da allergia alimentare, di conseguenza anche un incremento del più temibile shock anafilattico. La principale causa dell'aumento sarebbe il cibo spazzatura, che in Italia, così come in altri paesi, viene consumato sempre più dai bambini a partire dal primo anno. Questo fenomeno viene spiegato probabilmente da un cambiamento dello stile di vita. Quella che viene definita la cosiddetta teoria dell'igiene ha portato il nostro sistema immunitario ad essere meno sottoposto alle infezioni batteriche, virali o parassitarie, e di conseguenza l'altro braccio del sistema immunitario ha preso il sopravvento. Alla base di questo aumento anche l'utilizzo eccessivo di antibiotici e farmaci. Preoccupante la crescente aggressività di questi fenomeni. Il database del Ministero della Salute rileva infatti un aumento del 400% dei casi di accessi in pronto soccorso per allergie legate al cibo. Nel caso in cui c'è un sospetto di allergia alimentare, il consiglio è quello di rivolgersi allo specialista, all'allergologo, che inizierà ad indagare sulle possibili cause che possono indurre tale sintomatologia. Siamo tornati in studio, ultima parte dedicata al calcio, il Palermo in ritiro per blindare il sesto posto che mai come in questo momento è a rischio. Domenica contro l'Ascoli, la formazione di Mignani ha un solo imperativo: vincere. Sentiamo. In ritiro per ritrovarsi, o forse ritrovare la maestra via. Il Palermo, che nelle ultime 11 giornate ha vinto una sola volta, si chiude in una bolla. A Torretta, nel centro sportivo, la squadra rosanero prepara la prossima delicata e fondamentale partita interna contro l'Ascoli. Come un labirinto senza via d'uscita o un tunnel senza luce all'orizzonte. Il Palermo non sa più vincere, sta collezionando, giornata dopo giornata, solo record negativi. Ecco che anche il sesto posto, obiettivo minimo del club, è a rischio. La Sampdoria, settima, a 3 punti in meno del Palermo, ha il favore dello scontro diretto, ma anche il Brescia potrebbe insidiare la formazione rosanero, considerando che le rondinelle nel prossimo turno giocheranno in casa contro il Lecco, già retrocesso. Insomma, tutti corrono tranne il Palermo, che invece è fermo. La cura Mignani non funziona, il cambio modulo ha asciugato le potenzialità offensive della squadra, che continua sempre a prendere gol. Occorre ben altro, probabilmente è anche una questione di testa. Il ritiro servirà? Lo scopriremo solo domenica, quando al Barbera arriverà l'Ascoli a caccia di punti salvezza. Alla Serie C, con il Catania che continua a lavorare per i play-off, aumentati i carichi di lavoro per arrivare al meglio alla prima partita del 14 maggio. Marco Carli. Una mini preparazione, così sta lavorando il Catania in vista dei playoff. Dalla fine della stagione regolare, il 27 aprile, alla data di inizio degli spareggi promozione per i rossazzurri, il 14 maggio, corrono in totale 17 giorni, 15 considerando che il Catania ha ripreso ad allenarsi martedì. Ovviamente non si può paragonare questo lasso di tempo ad una preparazione estiva, ma alcune caratteristiche sono simili. Gli etnei nei primi allenamenti settimanali hanno aumentato i carichi di lavoro per prepararsi all'appendice del campionato con gare ogni 3-4 giorni. Il primo
primo turno della fase iniziale si gioca con andata il 14 in trasferta e il ritorno il 18 al Massimino, per fare un esempio. Ma già dalla prima fase dedicata ai gironi, a cui il Catania non parteciperà in virtù della conquista della Coppa Italia, si corre con gare uniche, è vero, ma a ritmi veloci. Chi andrà avanti il 7 giocherà nuovamente l'11. Ecco perché si lavora sulla parte atletica e su quella prestazionale. La tattica c'è ovviamente, ma adesso non è primaria. Due settimane non bastano per rimettere tutti sullo stesso binario. Teio e Sturaro, per esempio, potrebbero rappresentare delle alternative nelle prime gare, ma molto difficilmente partiranno dall'inizio. Ci sono poi un gruppo di giocatori e un sistema di gioco collaudati. A questi, con ogni probabilità, Zeoli si affiderà in prima battuta. Formazioni e interpreti simili o uguali alle ultime di campionato, presto per dirlo, ma l'ipotesi potrebbe non essere tanto lontana dal vero. Con questo servizio finisce Sicilia 24, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19, vi lascio adesso con l'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trantino, che sarà nei nostri studi tra poco per il consueto appuntamento. A tutti un buon proseguimento di giornata.